La città di Viareggio ha dato domenica il benvenuto al nuovo vescovo della Curia Lucchese, Monsignor Paolo Giulietti, che ha celebrato la sua prima messa viareggina nella affollatissima chiesa di Santa Rita nel quartiere Campo d'Aviazione, presenti il sindaco del Ghingaro, Davide Zappelli con il gonfalone della città, ragazzi del mondo dell'associazionismo laico e cattolico, autorità civili e militari. La cerimonia liturgica è stata animata da tre cori parrocchiali della Scola Cantorum, Insieme per Amore e Arcobaleno di Note, diretti da Mario Bindi. A ricevere il nuovo vescovo, insediatosi domenica nella cattedrale di San Martino a Lucca, è stato Don Luigi Pellegrini, che lo ha ringraziato per la sua presenza alla inaugurazione dei festeggiamenti in onore di Santa Rita, ricorrenza che verrà festeggiata mercoledì 22 maggio. Durante l'omelia, il nuovo vescovo, Monsignor Paolo Giulietti, si è rivolto spesso ai bambini. L'abbiamo già enunciata nell'orazione colletta: Signore, che rinnovi gli uomini e le cose, mostraci l'azione rinnovatrice del tuo spirito. A conclusione del rito religioso in Santa Rita, il sindaco di Viareggio, Giorgio del Ghingaro, ha dato il suo benvenuto all'alto prelato e si è detto disponibile ad affrontare con la diocesi le fragilità del territorio, come la povertà nascosta e diffusa e la convivenza tra cittadini di varie etnie. Infine, Don Luigi ha omaggiato il nuovo vescovo Giulietti di un suo ritratto in cartapesta realizzato dal mascheratista Davide Serra. Fuori dalla chiesa di Santa Rita, ad attendere l'arcivescovo, c'erano Burlamacco e Undina. Avete ricevuto un buon pastore, un vero modello per tutti i sacerdoti, data la sua umiltà e carità. Sempre disponibile all'ascolto e sorridente. Stategli vicino e ascoltatelo. È quello che ci ha detto un sacerdote umbro venuto a Viareggio per ascoltare il nuovo vescovo.